Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con la playlist Estrazioni Topo Cipolla Edition. Come sempre vi ricordo che qua sotto trovate i vari link alle pagine Facebook di Topo Cipollino, la pagina di Topo Cipolla News per tutte le novità riguardante COD Mobile, Call of Duty Mobile Italia Topo Cipolla Edition, dove potete postare cose varie ed eventuali per tutta la community che segue il Topo Cipollino. E infine il profilo di Facebook di Topo, lo potete contattare per avere CP a prezzi veramente stracciati. Mi raccomando ragazzi, se avete bisogno. Inoltre, come già ho detto mille volte nei vari video delle varie estrazioni, se volete avere il profilo indiano, gli scrivete annessi e connessi. E mi raccomando, lasciate un like al Topo Cipolla e dai. Allora ragazzi, come avete visto dal titolo della miniatura, oggi siamo con la nuova estrazione. Aspettate un attimo. Memoria ancestrale. Allora, prima ci ho cliccato per sbaglio e quindi non so se si vedrà il filmatino canonico, diciamo. Infatti non si vede più. Ma c'è un modo. Bellissimo, peccato ragazzi, non vi posso fare vedere il video. Oppure possiamo. Oh, possiamo, attenzione. Attenzione. Tac. Vabbè. Il sombrero. Oh, quel gattino. Vabbè, caruccia, mi piace sta roba. Estrazione che ci permette di avere il pesce spada calaca. Credo, spero che sia così. Tanto ragazzi, nel mio profilo principale finalmente, vabbè, ho sbloccato il pesce spada come arma nel Battle Pass. L'ho già fatto oro naturalmente, Damasco. E adesso sono con il tamper e non mi manca tantissimo col tamper. Un po' di bestemmie, ma non mi manca tanto. Ma a parte ciò ragazzi, io inizierei subito a bomba con 10 CP. E ripeto, tanti like per questa estrazione. Vediamo se siamo fortunati. Olè, cos'è? Granata grappolo, viaie della muerte. La via della morte, credo, viale della morte. Mio spagnolo è vero, è mucho disastrosos. Vediamo la seconda estrazione. Come ho detto prima, lui usa profilo indiano, come ho detto tantissime volte. Quindi dovrebbe essere sui 18 euro più o meno farsi un profilo indiano. Solennità, la cartolina. Ok, carina. Tra l'altro il personaggio dovrebbe essere no, Soap, ecco, pensavo fosse un altro, Mace. Non so perché pensavo fosse Mace, ma tant'è che siamo alla terza estrazione con 50 CP. Olè, abbiamo il sombrero mobile, io la chiamerei così. Muscle car, viaje della muerte, stregheta, viaje della muerte. Attenzione, andiamo con la quarta estrazione, abbiamo 16.000 CP, come se piovesse. Olè, il paracadute, un po' così. Allora, un po' come le ultime estrazioni, le armi epiche fanno quanto desiderare, perché sì, abbiamo le MX-9, ma il design sostanzialmente rimane lo stesso. Abbiamo anche lo Shooty, e anche quello rimane abbastanza standard come design. Olè, canto delle ossa, può essere, sì. Lo spray con lo scheletro che... Mi suona il chitarrino e sombreros. Andiamo con la... Olè! Vediamo? Oh, vabbè, raga, mi ha vinto tutto. Raga, ma ha vinto tutto. Quanto cazzo dura? No, raga, ma stupendo. Ecco, poggiamolo subito. Dopo Cipolla devi fare questa come... Olè. Basta. Raga, ha vinto tutto questo balletto. No, vabbè, raga, sta malissimo. Basta! Ok. Mentre ci accompagna sta musichetta molto... Olè, abbiamo ottenuto Soap! E squeletto, raga, io non so spagnolo, quindi squeletto, traducetemelo voi. Danza al ritmo degli spari e sveglia i morti. Raga, la prima cosa che facciamo dopo, durante il gameplay, è il balletto. Frega il cazzo, magari ci shottano 3000 volte, ma voglio fare il balletto. Olè, siamo alla terza estrazione, partendo dal fondo, lo shorty. Tra l'altro sono sempre sfigatissimi. A parte per i personaggi, che comunque l'abbiamo ottenuto relativamente presto.
Ok, bene, lo shorty ovviamente ci uscirà l'MX5, no, MX9, scusatemi, perché MX9. Olè, vedete, il design alla fine è abbastanza blando, cioè nel senso, al solito cambia solo la livrea di questo MX9. E signori, l'ultima estrazione per 1800 CP. Olè, a parte, basta, figa. Ok, abbiamo completato l'estrazione. Madonna, ma ha rintronato. Equipaggio tutta la situazione e ci vediamo in partita. Ho equipaggiato il nostro SOAP. Mamma mia. Bellissimo sto balletto. Allora, mentre c'è la musichetta che ci fa compagnia, io direi ci facciamo un deathmatch come sempre. È già impostato su Shipment e raga. Partiamo immediatamente a bomba, come potete vedere, ma lo dico sempre, lo ricordo. Ho collegato il controller PS5 per la questione dei vari pulsanti. Loro usano tele, cioè loro, scusate, Topo Cipolla usa il telefono, io l'iPad, i pulsanti sono sminchiati nel secondo S. Ragazzi, se volete vedere come si collega un controller PS5, a parte che c'è tipo Zozume, in alto a destra trovate il video per come collegarlo, perché ogni tanto mi pop-appa qualcuno che me lo chiede. Allora, siamo tipo tre giocatori reali. Allora, su, raga, subito, dove sta la... No, volevo una musichetta. Non è vero. Vediamo un po' come si comporta questo... come si chiama? Swordfish, perché chiamarlo... Ok, raga, l'ho chitato un po' a cazzo di cane, sappiatelo. Però... Ok, lo sentivo respirare o sniffare, può essere. Però, ragazzi, vi posso assicurare che è un'arma piuttosto divertente. Olè, col gattino. Olè. Mamma mia, carina, carina come arma. Molto. Ok, con il controller è una merda quest'arma. Però ragazzi, vi posso giocare con il touch, è una bomba, mi piace veramente un sacco. Non amo le armi a raffica, con... vabbè, a raffica sostanzialmente. Però questa non è affatto male. Se ti levi... Oh, ma i nemici ce ne stanno? Olè. No ragazzi, stiamo morendo come delle merde. Poi andiamoci anche a vedere lo Shuri. Ma, ragazzi, sta cosa qua del... Ok, con lo shot sono una merda io. No, vabbè. Ragazzi, scusa, è prestissimo. Voi non avete idea di quanto è presto. E... Olè. Olè, spara senza mirare, questa è una crema. Ma... Che cavolo è? Ah, bello mio. Olè. Boh, ragazzi, sento ogni volta che fa una sorta di respiro. Però non so se è dovuto per l'arma o è proprio questo personaggio di Soap che ha questa peculiarità. Possiamo definirla così? Non lo so. Comunque, raga, carino. Purtroppo non sono stato molto performante con questo Swordfish. Tra l'altro mi hanno fatto un po' di robe, raga. Mi vedete con un cerotto qua perché ho fatto gli esami del sangue stamattina. Mi hanno prelevato il mondo sostanzialmente, però è caruccia, un'arma che io nel mio profilo personale, sì, non prenderò mai perché ormai voi sapete bene che tipologia di design mi piace avere sulle armi, però comunque se vi piace lo Swordfish, io avete din din da spendere, ve lo consiglio assolutamente di farvi questa estrazione perché è molto divertente. Poi ragazzi, il balletto ha vinto tutto, cioè fate estrazione solo per il balletto, quell'arma chi se ne frega, ma il balletto ce lo dovete avere. Quindi ragazzi, questa era l'estrazione dello Swordfish, caraca, leggendario. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se l'avete fatto, e fatemi sapere il balletto, ragazzi, io sono in fissa per questo balletto. Vedrò se nel mio profilo principale farò l'estrazione, però appunto per avere il ballettino da panico. Ci stanno invitando a random. E da Ole Pasquali e da Topo Cipolla vi mando un enorme saluto, un enorme abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.